Trattala come tale, non abusarne. Ciao community, benvenuto, benvenuta e buon lunedì. Oggi 8 luglio ripartono gli interattivi giornalieri della Lucerna di Cronos, una serie di video che durerà fino a settembre, poi vedremo se e come continuarla, ma mi piace non lasciarti solo o sola per quest'estate 2024. Magari intorno a Ferragosto sì, qualche giorno me lo prenderò. Bene, andiamo subito nel cuore di questo piccolo interattivo in due varianti. Oggi un interattivo importante in quanto tendenzialmente non gratifica, perché va a dire devi lavorare su un aspetto di te che forse non è costruttivo e devi farlo per riuscire a realizzarti. Quindi insomma non è un interattivo canonico dove si cerca di estrapolare un messaggio positivo. In questo caso si va a sottolineare un tratto caratteriale della persona che magari è autolimitante e che una volta smussato, non dico eliminato, potrebbe comunque portare a sbloccare risultati positivi nella propria vita. Questo è il senso della domanda dell'interattivo di oggi: che cosa devo rilasciare, ovviamente a livello caratteriale. Andiamo a preparare le nostre due varianti. Che cosa devi rilasciare a livello caratteriale per affrettare, diciamo, quella che sarà la tua realizzazione di vita? Quale atteggiamento caratteriale devi smussare, devi rilasciare? Variante numero 1, variante numero 2. Andiamo a mettere anche il Woodland Wardens. Che cosa devi rilasciare? E infine mettiamo anche un oracolo dell'Ancient Feminine Wisdom. Che cosa devi rilasciare? Quale atteggiamento caratteriale devi rilasciare per migliorare la tua realizzazione? Identifichiamo le varianti, mettiamo Onishe del Pakistan per la prima, ok, Occhio di Tigre Ferroso per la seconda. Se vuoi puoi stoppare il video, puoi guardare le varianti oppure tornare indietro quando scorrevano i titoli e magari vedere in dettaglio le pietre. Intanto voglio ricordarti che fino a settembre hai la possibilità di avere una offerta, una promo su quelli che sono i consulti da 30 e da 60 minuti. Per tutti i dettagli puoi andare sul mio sito www.marcobarzotti.com, dove oltre alla promo estiva sui consulti puoi trovare anche tutti i dettagli del nuovissimo corso di cartomanzia e divinazione che partirà da settembre. Un corso importante, l'ho detto molte volte e continuo a ripeterlo, c'è ancora qualche posto. Diciamo che ha comunque ottenuto già molto successo questa campagna, quindi ancora qualche posto c'è. Se sei interessato o interessata puoi vedere il programma dettagliato sul mio sito oppure inviarmi un messaggio audio scritto su WhatsApp al numero 388-5776-772. Io credo che tu abbia fatto la tua scelta, quindi nel caso, ti ripeto, stoppa il video. Io intanto parto con la variante dell'Onishe del Pakistan. Qual è quell'atteggiamento che devi rilasciare o magari sul quale devi lavorare? Il girasole, il procione e il sicomoro. Antigone, la lealtà. Beh, allora, già così, senza starci a ragionare, qui diciamo un po' la tendenza a guardarsi indietro. Antigone è una lealtà che dobbiamo a noi stessi più che a situazioni che ormai magari o sono completamente andate perché magari sono nel passato oppure magari
ci sono ancora, ma non ci danno più niente. Antigone in questa immagine porta, o Antigone, non sono sicuro, se c'è un grecista me lo dica, porta il padre, vedi che aiuta il padre a camminare quando il padre è zoppo, è claudicante, non ce la fa, è malato, quindi è un po' come dire, guarda, le situazioni tossiche, le situazioni che ti hanno influenzato, che hanno formato una tua percezione della quotidianità, la carta del proscione e del sicomoro dice proprio questo, amplia i tuoi orizzonti, e la carta del girasole fondamentalmente ti invita a seguire il sole. Seguire il sole può ben significare seguire la propria ambizione di realizzazione al di là delle inevitabili, diciamo, situazioni nelle quali siamo stati, la nostra tempra interiore, la nostra personalità è stata messa duramente alla prova. Non guardare quelli che sono stati i fallimenti del passato, siano essi affettivi, lavorativi o di vita in generale, perché comunque alla fine qui è come se tu promuovessi ancora quell'energia in te. Un po' il senso di queste carte è questo, e qui è molto chiaro, nel senso stai continuando a trascinare un qualcosa che è pesantemente limitante. Spesso lo facciamo perché magari, soprattutto nelle questioni d'amore, la persona ci ha vessati a tal punto, o la situazione ci ha vessati a tal punto, per cui appunto non riusciamo a ripartire, a rimetterci in gioco, ma non è necessariamente detto che qui si parli di amore, si può parlare in generale anche della vita, o comunque del lavoro o della realizzazione personale. Fondamentalmente ti sta dicendo credi in te al di là dei fardelli che le altre persone, familiari, partner, colleghi di lavoro, persone particolarmente conflittuali hanno proiettato su di te. Devi darti un po' più valore, dai. E noi andiamo a vedere con il mazzo dei tarocchi della ruota di Dama Fortuna. Voglio anche farti notare che qui abbiamo la carta del significatore. Di solito in cartomanzia il significatore rappresenta la persona che sta chiedendo il consulto, oppure può rappresentare, usiamo questo termine molto semplice, una sorta di direzione o sintesi della lettura. In questo caso il curatore del mazzo ha pensato proprio a una carta di significatore, un po' come anche nel tarocco indovino. Ci sono questi mazzi che hanno questa carta in più, molto carina anche fra l'altro in questa edizione dei tarocchi della ruota di Dama Fortuna. Andiamo a vedere qual è questo atteggiamento sul quale devi lavorare, che devi rilasciare per te che hai scelto la variante dell'Onish del Pakistan. Il Papa potrebbe essere anche un matrimonio che non è andato, oppure una famiglia che ha il Papa, è comunque sempre un'autorità morale, quindi è un qualcuno davanti al quale si hanno delle responsabilità o dei vincoli. Il 5 di bastoni, la regina di spade, il mondo. Io penso che sia proprio questo, perché vedi il 5 di bastoni, che peraltro mi potrebbe portare la cosa anche a livello lavorativo, perché poi è la carta dell'arrivismo nel lavoro, comunque si scontra con una regina di spade, che è un po' la carta del mi spezzo ma non mi piego, ovvero io sono così. Però il problema è che questa regina, tu sai che io guardo poco le direzioni delle carte, però se proprio dovessi, vedi che sta guardando il 5 di bastoni, non ha ancora digerito questo smacco del destino o questo smacco di un qualcuno. Qua ti dice volta pagina. Cioè alla fine le imposizioni che ti sono state fatte da un qualcuno che in un certo senso poteva rivendicare un qualche tipo di autorità, non tanto su di te perché, ma su una questione, su un vincolo, su, alla fine ormai appartengono al passato, e se già ancora ci fossero, un po' come ci diceva la carta di Antigone, sono claudicanti, ovvero non riescono a stare al passo con te. Tu devi seguire il sole, devi ridarti valore, devi uscire da questa situazione nella quale una persona in passato ha imposto un corso agli eventi. Vedi Fante di spade, un po' la carta delle
notizie che mettono alla prova, ma anche la carta di chi fondamentalmente il pensiero lo volge costantemente a ciò che è stato e non sa staccarsi 10 di bastoni, la carta della fatica con cui si incede, ma anche la carta di chi fatica a distaccarsi da persone e da situazioni. Il re di denari ci dice: datti una possibilità, fallo per te stesso, per te stessa. Perché comunque questo Papa molto dogmatico, che può essere anche un familiare, del resto sia la carta di Antigone sia il Papa ci possono parlare di una famiglia dove magari sei stato direzionato o direzionata verso una strada che non volevi, oppure non ti hanno veramente mai dato valore, o magari in un certo modo ti hanno tradito o tradita e quindi hanno tradito la tua fiducia. Ok, però è passato, è chiuso, è finito. Non c'è più, tu puoi seguire un nuovo sole nella tua vita, che ovviamente è un sole che viene da te. Il girasole si volta verso il sole, ti dice di guardare al lato costruttivo della vita. Hai molte possibilità, tu comunque hai un universo che in questo momento gira molto su se stesso e su quella che è stata una situazione che però non carbura più, non dà più quel carburante necessario a poter far girare di nuovo la macchina a pieno regime. Per far girare la macchina di nuovo a pieno regime, tu hai bisogno che questa regina di spade falci questo 10 di bastoni, rappresentato peraltro come un albero, alle cui radici c'è un serpente, quindi il nutrimento della pianta è quello comunque del veleno, ma puoi trasmutare il veleno in farmaco. Del resto il greco pharmakos più o meno aveva sia il significato di veleno sia il significato di farmaco. Ecco, tu puoi trasformarlo in un farmaco, in un qualcosa che ti rende forte, ti rende sicuro, ti rende sicura, ti fa capire il tuo valore. Ricordati che spesso e volentieri chi ha necessità di puntarti il dito addosso, altro non sta facendo che due cose. La prima è trovare uno sbocco alla propria conflittualità interiore, la seconda è farti capire che ha paura di te e quindi in conseguenza mettere le mani avanti ed essere conflittuale. Ecco, in entrambi i casi la persona o le persone che ti hanno comunque costretto o costretta a vivere una sorta di dimensione passata dalla quale a livello interiore non sai sdoganarti, ovviamente se ti ritrovi nell'interattivo, sono persone che fondamentalmente non è che ti hanno limitato o limitata per chissà quale motivo che alla tua logica sfugge e alla logica di chiunque sfuggerebbe, ma ti hanno limitato o limitata proprio perché erano persone che alla fine hanno proiettato la loro conflittualità o ha proiettato la sua conflittualità su di te e in un certo senso ha tentato di esercitare un controllo che poi è sempre ciò che è frutto della paura. Insomma, è inutile girarci intorno, qui ti dicono staccati da chi ti ha ferito o ferita perché comunque per te c'è un mondo nuovo, tra l'altro interessante, la carta del mondo che ci siamo creati con la carta del mondo come anche pluralità di mondi da scoprire col re di denari. Potresti essere, ti voglio aggiungere anche questo, una di quelle persone che è stato convinto o è stata convinta con un re di denari del fatto che magari il suo aprirsi ad una o più situazioni può risultare capriccioso, inconcludente. Questo lascialo dire agli altri, cioè alla fine, se per te l'allontanarti da un qualcosa che ti ha piegato la volontà al punto da credere che tu non hai il valore che in realtà hai, sì, è così importante, ok, prendilo come un capriccio. Se proprio per te è questo, scoprirai che da quel capriccio può nascere una migliore autostima di te e quindi anche possono originare miglioramenti sensibili della tua quotidianità. Andiamo a vedere il libro delle risposte dell'oracolo, che cosa vuol dirti per te che hai scelto la variante dell'Onice del Pakistan. Andrà liscio come l'olio, dai, riprenditi te stesso, te stessa. Non permettere all'ex che 10 anni fa ti ha detto non sto bene con te, se non stai bene con me è un problema tuo, vattene a fanculo. Non permettere alla famiglia di dirti sei una nullità, se sono una nullità vuol dire che me ne andrò e vedrai che diventerò ancora migliore e via dicendo.
non permettere a nessuno di esercitare un ricatto morale su di te che ti fermi nella tua realizzazione di vita. Ti ringrazio per aver visto questa variante. Se ti è piaciuta, ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una videolettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Ciao variante dell'occhio di tigre ferroso, andiamo a vedere anche per te quale aspetto di te stesso, di te stessa, devi rilasciare. La cicuta, non mi veniva il nome. Il porco spino e l'anemone, Pizia, la profezia. Allora, qui mi sembra che l'aspetto del rilasciare sia una sorta di pessimismo latente. La cicuta è una carta che ti invita a considerare fondamentalmente l'aspetto del sacrificio. Il sacrificio che qui è rappresentato anche dalla figura di Socrate, che si vede molto piccolo, che appunto si lascia avvelenare, diciamo, la sai un po' la storia di Socrate, di quando venne condannato a bere la cicuta, ma è quasi una sorta di sacrificio. E però anche la cicuta ti dice che fondamentalmente questa sorta di vocazione al sacrificio, per certi versi, torna molto anche quello che dicevo prima, se da una parte, e mai come nel caso della cicuta, è un veleno, dall'altra può essere un farmaco, quindi un po' bruciare quelle sicurezze che però in realtà per te rappresentano sovrastrutture limitanti. Il tema della difesa, che appunto potrebbe essere questa struttura limitante, è ben espresso dalla carta del porcospino e dell'anemone, che parla appunto del difendersi e mette l'idea di difesa, l'idea di sfiducia al centro di questa lettura, dove la conclusione con la pizia, la profezia, ci fa presagire sempre il peggio. È un atteggiamento forse disincantato, un po' pessimistico, o magari anche la persona che fondamentalmente non ha il coraggio di muovere un passo, di avviare una relazione, di accettare un lavoro, di mettersi in gioco, di aprire una sua realtà, di fare un qualsiasi passo nella vita, perché tanto andrà male. La sfiducia, il latente pessimismo, oppure anche la sensazione che comunque andrà male. Forse è questo su quello su cui devi lavorare. E quello che ti stanno dicendo queste carte è: guarda che in realtà qui tutta la tua visione parte da un'autodifesa che tu in realtà puoi far diventare una forza, puoi far diventare un farmaco, e a quel punto puoi proiettarti anche nel futuro con una fiducia maggiore. Questo che cosa comporta? Comporta avere una visione del futuro che sia completa, ovvero che contempli sia la parte pessimistica, come sembra che tu stia guardando qui, se ovviamente ti riconosci nella lettura, sia la parte ottimistica, che è quella che riguarda i tuoi sogni, ma soprattutto, in particolare, quella parte, diciamo, mediana, quella parte che ci è ignota, oscura, l'imprevisto, ecco, l'imprevisto che può magari portarti occasioni, risoluzioni di situazioni e via dicendo. E quindi un po' è come privarsi di quelle esperienze che magari non riusciamo a programmare, qui c'è molto la tendenza a programmare, salvo poi avere anche paura di attuare, ma che poi è frutto alla fine dell'avviarsi in un cammino. Mi spiego, forse te l'ho fatta un po' difficile. Se tu vuoi arrivare al paese vicino e magari hai 3-4 sentieri, magari in un sentiero puoi trovare una cosa che ti gratifica, magari in un sentiero puoi vedere una cosa che ti gratifica, magari se tu non prendi punti sentieri non solo non arriverai mai, ma ti privi anche dell'esperienza del percorso. Questo un po' ci stanno dicendo. Quindi qui c'è una velata visione pessimistica della vita, di disincantato, disincantata, che però per te diventa limitante qualora non ti fa non solo aprire a quelli che sono i tuoi desideri, ma ti priva anche dell'evolversi degli eventi, che poi può portarti anche risultati inaspettati. Andiamo a vedere con il mazzo dei tarocchi di Dama Fortuna per te che hai scelto la variante dell'occhio di tigre ferroso. Ti faccio notare che questa carta è il significatore del mazzo,
In alcuni mazzi il significatore viene messo proprio come carta a sé stante, se no talvolta si usa un arcano maggiore o anche alcune delle figure di corte, dipende dalle scuole di pensiero, e comunque in alcuni casi nei mazzi moderni vengono messi, e in questo in particolare è veramente molto bella come carta. Per te che hai scelto la variante dell'occhio di tigre ferroso. Qual è quell'atteggiamento che devi rilasciare? Il 9 di coppe, vedi, è la stasi, la fermezza, lo star fermi. È vero che il 9 di coppe è l'abbondanza, però è in potenza, eh? L'imperatore, il re di spade, il 2 di coppe. La temperanza, l'innamorato, il fante di bastoni. Vedi, è quello che ti ho detto fino ad ora. Qui ci sono due carte come l'imperatore e il re di spade che in positivo sono carte che esercitano una bellissima influenza a livello mentale. L'imperatore ha la capacità di co-creare, si dice. Cosa vuol dire co-creare? Vuol dire partecipare attivamente alla creazione del suo destino. L'imperatore è colui che sceglie, che decide, che dice voglio questo lavoro, voglio questa situazione, voglio, non è che sta a aspettare, ci partecipa, si dà da fare, si sbatte, crea, legifera, decide, fa. Così è anche il re di spade. Addirittura il re di spade è la carta di chi applica anche la legge, quindi comunque un qualcuno che sta attento alle leggi sia dell'uomo sia dell'universo. Però sotto hai una temperanza, è come dire sì, potrei fare. E di qua invece hai un innamorato, sì, ma cosa mi costa scegliere? Perché devo scegliere? Come mai non devo per forza? Cioè, è come se le idee sono chiare, però poi quando si tratta di mettere in pratica i passi ci fossero delle insicurezze, delle resistenze e la necessità di prendere tempo. Qua c'è un due di coppe che non vuol dire necessariamente l'amore. Certo, per qualcuno potrebbe essere, per altri magari sarà il due di coppe inteso in modo più ampio come realizzazione delle proprie ambizioni più profonde, quindi felicità, ok, però alla luce anche di un fante di bastoni, le novità sono lì per te, ti aspettano, basta aprirsi, basta dire anche se non ci credo più, voglio darmi una possibilità, anche se so che in generale nella mia vita tutte queste situazioni non sono andate bene, forse ora è cambiato, forse ora posso darmi la possibilità. Quindi qui ti viene a dire di mantenere alto il vessillo di questo fante di bastoni, che fondamentalmente altri non è che l'autostima, la grinta, il coraggio, l'irruenza, e di amarti profondamente. Amarsi vuol dire anche darsi le possibilità. Tu hai l'intelligenza, hai una grandissima intelligenza, perché un imperatore è un re di spade, hai una lucidità mentale invidiabile. Però la lucidità mentale invidiabile può diventare anche una trappola, laddove ti porta a diventare ipercalcolatore di tutto. Quindi una persona che fondamentalmente, e poi in un mondo come questo, lasciamelo dire, diciamo che tende a orientare un po' le situazioni facendo un calcolo delle possibilità. E questo ti porta inevitabilmente ad essere disilluso o disillusa. Ecco che qui devi imparare a scegliere di rompere questa insicurezza e di ascoltare la tua profonda intuitività, che con questo due di coppe ti dice puoi realizzarti, puoi amare, puoi diventare ricco o ricca, puoi riuscire ad ottenere questa cosa, puoi riuscire in questo progetto. Basta pessimismo, basta indole distruttiva, basta chiusura, basta insicurezza. Devi ritrovare
il modo di applicare questa tua grande lucidità a questa grande, non mi viene più il termine anche qui, a questa grande irruenza della quale comunque sei capace, perché tutto può essere fatto alla luce dell'amarti, senza temere necessariamente che ci sia l'errore. Vedi, attraverso l'errore si impara. Certo, uno mi potrebbe dire, ok, quando l'errore è rimediabile, ma quando l'errore diventa un qualcosa che si trascina, ma uno come te o una come te, per come hai queste due carte e questa terza qua, difficilmente cadrà nell'errore fatale, molto difficile che tu ci cada, perché qui fondamentalmente, ti ripeto, hai una mente analitica molto razionale, molto intelligente anche, ma hai anche la capacità, qualora tu lo voglia, di darti l'amore necessario. Quindi è difficile che qui tu rimanga vittima di eventi che potrebbero poi inflazionarti, per magari l'hai fatto in passato, ok, ci sta, ho fatto anch'io tante cazzate in passato. Però non è detto che sia sempre così. Elimina il velato pessimismo che ti sta limitando, per te è diventato una gabbia. Asso di denari. La forza. Nove di bastoni. Allora, la fiducia in se stessi. Attenzione, mi viene da dire, perché questo è un po' tipico delle persone che possono avere il problema tuo, problema, vabbè, comunque le insicurezze tue, laddove tu non sceglierai, purtroppo il destino lo farà per te. Quindi attivati per essere co-creatore o co-creatrice e permetti di direzionare le tue scelte prima che il destino ti faccia creare situazioni dove poi uscirne fuori è difficile, quindi magari avere la sensazione che qualcuno o qualcosa abbia scelto per te. Proiettati in lontananza verso la tua realizzazione con la massima fiducia e con la massima centratura. Andiamo a vedere anche per te il libro delle risposte dell'oracolo, che cosa vuol dirti, per te che hai scelto la variante dell'occhio di tigre ferroso. Eh sì, se agisci subito, vedi un po' quello che ti dicevo, cioè basta autolimitarti, devi agire, devi, se hai un desiderio, un'ambizione, un sogno, una storia d'amore, quello che ti pare, un lavoro, eh sì, se agisci subito, non mettere tempo in mezzo, tu sei pronto o sei pronta, devi solo accettare di avviarti verso i tuoi sogni, la tua realizzazione con piena fiducia e non permettere a questa visione viziata, magari anche da quelle che possono essere state esperienze molto forti, per carità, di inflazionare la tua sfiducia e quindi non proiettarti in modo fallimentare nel futuro. Tu devi avere una fiducia piena nelle tue possibilità e resistere alla tentazione di proiettare uno sguardo disilluso. Devi considerarti vincente, perché queste erano carte che parlavano di una persona vincente. Ti ringrazio per aver visto questa variante. Se ti è piaciuta, ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una video lettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Noi ci vediamo domani. Ciao!